stagione, è arrivato dalla Livettina, palla dentro, attenzione, si deve girare Esposito, fa il numero, doppia finta, eccolo, può andare al tiro e la palla va dentro! E la palla va dentro! Il numero manda a vuoto Verducci e poi con il sinistro mette un pallone velenoso, un pallone saponato che Garofalo laterale, veloce e intelligente di Di Marco, Esposito sterza, salta secco Tozzo e poi buca di potenza tota, gol fenomenale quello di Sebastiano Esposito. C'è tutto in questo gol, astuzia, potenza, velocità di Esposito, cross perfetto, testa del numero 9 nerazzurro, Sanchetta la rimette subito in equilibrio, cross perfetto di Bonfanti. Esposito! E quando sbaglia su punizione Esposito? Mai! Poker Inter 4-2 a 5 minuti dal 90esimo. Per un finale che così è un po' più tranquillo. Fantastica punizione di Esposito, un assoluto specialista. Del vantaggio che è un vero e proprio gioiello di Sebastiano Esposito, gol direttamente da calcio d'angolo, traiettoria perfetta, idea pazzesca realizzata perfettamente dal numero 9 nerazzurro, che è un gol veramente spettacolare. L'apertura di ripresa chiude anche virtualmente il match, calcio d'angolo del solito Sebastiano Esposito, irrotizza la superiorità nerazzurra, rivediamo angolo ancora una volta perfetto di Esposito, Moretti tutto solo da pochi passi. Secondo palo, meno la passa in vantaggio, intuizione geniale di Sebastiano Esposito che vede un corridoio per Mirarchi che salta, nozza avanti al minuto 26 con la prima rete in campionato di Mattia Mirarchi, ma geniale qui l'intuizione del capocannoniere interista Sebastiano Esposito, vede un corridoio perfetto, Mirarchi bravissimo a saltare. Sulla sua strada il portiere lagunare però deve capitolare a 5 dalla fine quando Verzeni pesca in area Esposito che ci prova due volte e alla seconda porta in vantaggio l'Inter con il suo decimo gol in campionato, gol caparbio quello di Sebastiano Esposito di rabbia che porta avanti i suoi meritatamente. Con percussione sul secondo palo trova con un cross preciso la testa di Sebastiano Esposito che fa 11 in campionato e porta in vantaggio i suoi Composito, l'uomo sicuramente più in forma. La squadra di Zanchetta, tutto facile per uno come lui, mettere dentro sul secondo palo. Come nel primo tempo però è il Chievo. Parte Esposito, sul primo palo, Zappa la sfiora, una mischia.
angolo di Esposito, colpo di testa di Pirola, botta sicura che però centra la traversa. Moleri scavolato qui, il centrale difensivo nerazzurro che stacca molto bene sul diretto marcatore, ma c'entra solamente il Legno. Inter che parte tira ancora una volta da fermo, sempre con il destro telecomandato di Esposito che trova Oristanio, colpevolmente dimenticato. Incrocia di potenza e non lascia scampo a Ciocci. Raddoppio nerazzurro firmato Sebastiano Esposito. Deviazione della barriera.